ribadire con forza che l'uomo, in quanto creato ad immagine e somiglianza di Dio, non può fare a meno del suo creatore, perché come ricorda la Gaudium et Spes al numero 22, in realtà solamente nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell'uomo. Cristo, che è il nuovo Adamo, proprio rivelando il mistero del Padre e del suo amore, svela pienamente l'uomo all'uomo e gli fa nota la sua altissima vocazione. Ringrazio la Fondazione per aver organizzato questo momento, il santuario che ci ospita. E prima di dare la parola ai relatori, i quali ci aiuteranno a cogliere le novità presenti nel libro di Monsignor Morosini, ascoltiamo il saluto del vicario provinciale, Padre Francesco di Turi. Padre Provinciale che si trova in Messico, saluto Padre Giuseppe e i due relatori. Con Padre Giuseppe ci siamo visti appena 15 giorni fa, a causa purtroppo di un ulteriore lutto che l'ha colpito, la morte di suo fratello Marcello, e qui rinnoviamo le nostre condoglianze. Non tutti sanno che Padre Giuseppe è entrato nell'ordine, mi spiego. Ha finito di fare il vescovo religioso, ha cominciato a fare il religioso vescovo. Quindi è entrato nell'ordine e vive nella comunità nostra di Catona, dove si dedica alla ricerca sporca delle nostre fonti. Lui continua a vivere là. Però anche da vescovo ha vissuto sempre, ha cercato di vivere sempre il carisma di San Francesco, anche indossando l'abito, come vedete, sempre con l'abito di San Francesco attaccato. Questa sera siamo qui per, come diceva padre Casciaro, per presentare quest'altro ultimo lavoro. E ricordiamo che questo lavoro, come tutte le altre pubblicazioni, nascono dall'amore di Padre Giuseppe per il Santo Fondatore. È proprio questo amore che gli permette di impegnarsi con passione allo studio proprio delle nostre fonti. Quindi a nome dell'Ordine tutto, Padre Giuseppe, ti ringrazio perché ci stai facendo conoscere molto meglio la spiritualità di San Francesco. Ringrazio pure anche i relatori anticipatamente per quelli che ci diranno. Ecco, per quelli che ci diranno sicuramente metteranno in evidenza gli aspetti più significativi di questo volume dopo aver letto attentamente, sicuramente. Un'espressione, una delle più belle definizioni di San Francesco è imitatore del Redentore. Cioè di Gesù crocifisso. Il crocifisso per San Francesco è stato il libro più letto e meditato. Non per caso è morto Venerdì Santo. E quindi possiamo dire, Padre Giuseppe ha cercato di leggere la vita di San Francesco alla luce del crocifisso. E quindi quelle belle espressioni che noi troviamo, me le sono scritte per non ricordo bene, per non, che noi troviamo nella lettera che San Francesco ha scritto ai procuratori di Spezzano e di Corigliano, che sono eloquenti per se stesse. In pratica, come Gesù ha trasformato la croce, il patibolo, in amore, così anche San Francesco ha trasformato la mortificazioni, le penitenze, in atto di amore e di partecipazione a Cristo Salvatore. E quindi perché l'amore rende appunti simili. E così si esprime San Francesco, che è molto eloquente. Per me questo testo breve, queste breve parole costituiscono l'animo di San Francesco.
Ricordatevi della passione del nostro Signore e Salvatore, che è disceso dal cielo in terra per salvarci, che per noi subì tormenti, patì fame, freddo, sete, caldo e ogni umana sofferenza, nulla rifiutando per amor nostro e dando esempio di perfetta pazienza e di perfetto amore. Siamo dunque, e questa espressione è molto bella, siamo dunque tutti pazienti nelle nostre avversità e sopportiamolo con amore, pensando che Gesù, nostro Signore, soffrì tanto affanno e tribolazione per noi. Quindi, come Gesù ha sofferto per noi, così San Francesco ha offerto, trasformato, dicevo, queste sue sofferenze in atti d'amore, perché la sofferenza di Francesco è stata la carità spirituale verso gli altri. Come dice l'anonimo, egli viveva mortificato per i peccati. Io vedo bene, mi è piaciuto questo passo importante che ho letto appunto nel testo, che mi è piaciuto molto. Grazie. Grazie al padre Vicario, padre Francesco, e vorrei solo aggiungere che il libro di Monsignor Morosini sviluppa il rapporto di San Francesco di Paola con Gesù, e la ricerca portata avanti dall'autore non solo ci permette di entrare un po' di più nella vita interiore e spirituale di San Francesco, ma penso che rivesta anche un carattere catechetico e di crescita nella fede, perché come afferma l'autore, noi possiamo imparare dal santo calabrese come instaurare una personale relazione d'amore con Gesù e affermare come San Paolo: vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Do subito la parola al primo dei nostri relatori, Don Rocco Scaturchio, ex rettore del seminario San Pio X di Catanzaro, docente di teologia biblica presso l'Istituto Teologico Calabro. Riferirà sulla parte teologica e biblica del libro, soprattutto sulla teologia di San Paolo e San Francesco e sui carmi del servo di Yahweh e San Francesco. Prego. Grazie, buonasera a tutti. Ringrazio Monsignor Morosini per l'invito che mi ha rivolto e quindi siamo qui questa sera a trattare della sua ultima fatica, anche se so che sta faticando ancora su tanti altri versanti. E certamente, come ha già detto il padre provinciale, la competenza di Monsignor Morosini sul tema e il collegamento tra San Paolo e tra San Francesco di Paolo e Gesù è nota a tutti. Basta semplicemente vedere l'elenco di questi quaderni minimi di spiritualità, 8 volumi, 7 sono suoi. Quindi significa che davvero Monsignor Giuseppe si è dedicato con tanta fatica, ma con tanto amore, come già è stato sottolineato, ad approfondire la figura di San Francesco, e dobbiamo rendergli grazie perché ce la sta facendo conoscere a tutti. Anch'io, già quando ero in seminario, ho cominciato ad appassionarmi ai suoi scritti, anche con un po' di senso critico, ogni tanto gli facevo notare qualche posizione un tantino diversa. Sono tante veramente le opere, gli articoli scritti da lui. A me basta, è stato chiesto di sottolineare, come già stato detto, gli aspetti biblico teologici di questa sua ultima fatica. Non seguirò però in maniera pedissequa la sua opera, perché certamente chi vuole la può leggere, ma cercherò di sottolineare i punti fondamentali con qualche annotazione mia personale, che talvolta è stato motivo di confronto con Sua Eccellenza. È chiarissimo che l'aspetto biblico-teologico permea ogni realtà della vita e della testimonianza di San Francesco. Non può incontrare il Cristo ed imitarlo se non nel Vangelo. Allo stesso modo non può vivere una relazione con Lui al di fuori della sua parola, come ci è trasmessa nel Nuovo Testamento. Le numerose citazioni che l'autore propone, ben 18 nei primi 2 paragrafi, la dice lunga al riguardo. Egli, essendo permeato di spiritualità quaresimale,
fondata sulla Caritas Sacrificalis, ecco perché a scuola della Caritas Sacrificalis, che è il carisma specifico dell'ordine, indulge non poco nelle citazioni che riguardano l'aspetto sacrificale di Gesù e dunque la sua passione e la sua crocifissione, soprattutto però come la presenta San Paolo nella sua persona, Galati 2,19, quando dice «Sono stato crocifisso con Cristo», e nelle sue lettere, dove è preponderante il tema della croce di Gesù. Già l'espressione riassuntiva della vocazione di San Francesco, «Vivere il Vangelo», divenuta titolo dell'intenso articolo di Padre Galuzzi nello studio sulle origini dell'ordine del 2009, ci fa comprendere come la vocazione, la vita e la missione del santo paolano sia impregnata di Vangelo, appunto, e dunque di parola. Anche il nostro autore dice a pagina 75 che San Francesco, formato sulla e con la parola di Dio, anche la formazione dei suoi religiosi era fondata sulla parola di Dio che egli conosceva molto bene. Ma il nostro autore ama dilungarsi sulla sequela e imitazione di Gesù, così come è proposta nel Nuovo Testamento, come grazia, chiamata, obbedienza, attingendo ai testi evangelici e paolini in particolare, privilegiando l'aspetto penitenziale come via princeps di unione con il Divino Maestro allo scopo di diventare dono per i fratelli. Ciò che subito ci attrae della dimensione biblica nella nostra opera è il capitolo terzo che porta il titolo «La teologia paolina e San Francesco di Paola». Dopo aver spiegato che la dottrina del santo paolano derivava più che da cultura proveniente dallo studio, da assimilazione vitale e sapienziale, la saggezza dei semplici tenaci, in cui certamente ha giocato un grande ruolo lo Spirito Santo. L'autore sa di mettersi in un sentiero impervio, peraltro mai studiato prima, lui dice a pagina 126, mai trattato prima, per cui il suo tentativo sembra a lui stesso di osare molto. E tuttavia bisogna dire che se la cava egregiamente. Infatti San Paolo pone ampiamente alla base di tutto il suo vivere e predicare la fede che, dono di Dio, si pone come accoglienza della persona e del messaggio evangelico di Cristo. Essa solo ci ottiene salvezza, perché salvaguarda l'iniziativa assolutamente gratuita e pervasiva di Dio che ci vuole figli nel Figlio. Prima ancora di una risposta motivata dall'associazione al Figlio, occorre l'accettazione da parte degli eletti di tale inestimabile dono pensato eternamente da Dio per tutti gli uomini. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi. Si tratta di un primo moto di fiducia in Lui che i teologi definiscono come fides qua, questo atteggiamento fiduciale. Essa ha caratterizzato tanti chiamati dell'Antico Testamento, a partire da Abramo, ma come fulcro l'apertura del cuore, meglio descritto come battersi il petto di fronte allo spettacolo del crocifisso, così come ci dice Luca in 23,48, per accogliere il dono della vita divina che Gesù ci consegna appunto con la sua morte. Un polo della vita di San Francesco è stata la fiducia in Dio e da essa scaturiva la speranza di ottenere quanto chiede nella preghiera, ci dice l'autore a pagina 133. E questa fiducia educava quanti si accostavano a lui per chiedere un suo intervento o una sua intercessione. Il nostro autore ci ricorda che alla libera iniziativa di Dio deve corrispondere la libera sottomissione dell'uomo, che ha i due versanti, accoglienza del dono in sé e accoglienza dell'annuncio, ricorda
le parole di Paolo, guai a me se non evangelizzassi, di prima Corinti 9,16, evangelizzare annuncio di questo dono che diventa progressivamente catechesi e dottrina, facendo maturare la fides qua in fides qua, cioè da una parte questo atteggiamento fiduciale da parte di ogni chiamato da parte di Dio, che poi abbraccia anche l'annuncio, il Vangelo, e quindi si traduce anche in insegnamenti che in San Francesco sono numerosissimi. Da qui la radicalità della vita e della sequela evangelica, come fiducia piena e totale in tutto ciò che Dio promette attraverso la parola evangelica, che si traduce, a dire appunto del nostro autore, in irreversibilità della parola che impegna l'uomo per tutta la sua vita. Siamo ancora a pagina 130. Tale virtù della fede è stata operante in San Francesco, sebbene il nostro autore sottolinei che non è stato mai fatto uno studio approfondito sulla fede del santo, a partire dalla centralità nella sua vita del mistero pasquale di Cristo, pagina 131. A questo punto mi pare di intravedere i tre punti principali che stanno a fondamento della vita quaresimale del santo e del carisma da lui proposto ai suoi figli, e sono, riprendo da pagina 132 del nostro libro, San Francesco, crescendo in questa atmosfera, ha imparato che il crocifisso sta al centro dell'annuncio della fede. B. Si è aperto così all'amore verso Gesù che ha rivelato agli uomini un Dio che è Padre, rivelazione del volto paterno di Dio, della sua compassione, tema molto caro al nostro autore che anche in altre opere si è dilungato sulla compassione del Padre per evitare appunto la passione del Padre, per non incorrere in eresia giustamente, della sua misericordia e, del suo perdono. C. Contemplando la compassione e l'amore di Dio nella croce, il paolano ha cominciato a condividere, mediante il suo austero regime quaresimale, l'offerta sacrificale per la salvezza dei peccatori, e si è aperto anche all'amore verso il prossimo, partecipando alla stessa compassione di Gesù per i poveri, i semplici, i sofferenti, i bisognosi, riconoscendo nel loro volto quello sofferente di Cristo e accogliendoli e sostenendoli così come fece Gesù per tutta la vita. Riprendo brevemente questi punti. Innanzitutto il crocifisso è crocevia della fede, spartiacque tra sapienza di Dio e sapienza del mondo, come sottolinea bene Monsignor Morosini. Il testo è di Prima Corinti, capitolo 1, 22-30. Paolo mette a confronto la sapienza di Dio e la sapienza del mondo. E si può tradurre anche la debolezza di Dio o l'amore di Dio confonde la potenza dei forti, degli arroganti di questo mondo. L'amore confonde la scienza. Il cuore, diceva Pascal, ha delle ragioni che la ragione non capisce. Dio non si presenta con la sua potenza, bensì con il suo amore. Coloro che sono di Dio, i santi, e in particolare il nostro santo paolano, abbracciano questa visione e la testimoniano con la vita, con l'annuncio e con le opere. In ciò San Paolo e il paolano si assomigliano. Nel momento in cui raccoglie tutta la sua esperienza spirituale, l'eremita di Paola conferma a se stesso e lo indica anche ai suoi frati che la storia della sua vita trae ragione ed origine dal suo abbandono alla sapienza di Dio e non a quella degli uomini, attesta Monsignor Morosini a pagina 144, per i quali, gli uomini, la croce è stoltezza e follia, e invece è manifestazione suprema dell'amore di Dio che svela l'idolatria e l'immoralità insite nel peccato dell'uomo. Solo la croce, ossia il dono completo di sé per amore, apre le porte alla risurrezione, che è la vera potenza di Dio, l'amore che vince la morte, sfondando nelle barriere.
In questa luce affermiamo anche noi con il nostro autore che la penitenza evangelica opera in forza dell'unico mistero di morte e risurrezione a chi fa penitenza per convertirsi ed entrare in una nuova vita, vive in pienezza la Pasqua di Cristo. Pagina 148. Secondo punto, la kenosi di Gesù affronta lo studio di Filippesi, del famoso inno cristologico delle lettere ai Filippesi, capitolo 2, versetti da 5 a 11. La kenosi di Gesù ha rivelato agli uomini un Dio che è Padre, compassionevole e misericordioso, pronto al perdono. Leggo volentieri questo inno cristologico paolino ad un aspetto poco studiato, ma che non è sfuggito al nostro autore: l'accostamento finalmente della teologia paolina a quella giovannea. Egli cita Ravasi, pagina 155, il quale fa riferimento al linguaggio dell'esaltazione paolino di San Paolo, al versetto 9, in connessione con quello dell'innalzamento giovanneo del capitolo 12, versetto 32, io quando sarò innalzato da terra attirerò tutti a me. Sapete tutti che San Paolo parla prima dell'abbassamento, Gesù non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, si è abbassato, si è fatto schiavo, poi è stato esaltato. Invece Giovanni accosta e identifica l'una e l'altra realtà nella parola innalzamento, che sappiamo essere l'innalzamento sulla croce, quindi l'umiliazione, ma che è altresì l'esaltazione dell'amore di Dio, perché sulla croce finalmente l'amore di Dio diventa perfetto in quella parolina che Gesù dice poco prima di morire, tetelestai, tutto è perfetto, tutto è compiuto. E risponde al primo versetto del capitolo 13 quando dice che Gesù, sapendo che era giunta l'ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò eis telos. Quindi è lo stesso sostantivo che poi viene ripreso poi dal verbo, e Giovanni ne fa un'inclusione. Quindi tutto quello che c'è dalla lavanda dei piedi fino al dono dello Spirito è l'amore perfetto di Dio. In questo consiste per Giovanni l'identificazione di innalzamento, cioè crocifissione, ed esaltazione. Se vogliamo abbiamo la stessa linea o lo stesso tema teologico della gloria. In effetti farei un passo avanti mettendo in evidenza l'uso del termine gloria al versetto 11 del capitolo 12. Tutto il processo di abbassamento e umiliazione, poi di esaltazione, innalzamento cosmico di Gesù Signore, ha come scopo la gloria di Dio. Più volte Paolo dice che appunto è stato esaltato a gloria di Dio Padre. Paolo sottolinea nelle sue lettere come la gloria del risorto sia gloria del Padre. In Romani 8 dice: siamo eredi di Dio, coeredi di Cristo, se prendiamo parte delle sue sofferenze per partecipare alla sua gloria. Romani 8, 17. Così pure più avanti, nello stesso capitolo 8, i versetti 18 e 21, troviamo la connessione tra le sofferenze visibili e la gloria invisibile. La traduzione italiana ci dice: le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili alla gloria futura. Ma dobbiamo ricordare che la gloria futura è già e non ancora. Quindi chi passa dall'altra parte, nella sfera dell'invisibile, sta già godendo questa gloria. Per cui le sofferenze che si vedono nella vita carnale non sono paragonabili alla gloria che abbiamo come già figli di Dio. Questo è l'insegnamento che ci vuole dare Paolo, dopo che è liberata la nostra esistenza dalla corruzione, così come pure in tanti passi di prima e seconda Corinti e di Efesini. Paolo parla sempre della gloria, gloria del Padre. E infine, nella nostra lettera ai Filippesi, in 1.11 ci dice che la loro vita, quella dei cristiani, ottenuta per mezzo di Gesù, è a gloria di Dio. Così pure nell'inno appena citato. Sappiamo che la differenza tra Paolo e Giovanni sta proprio nell'integrazione da parte di quest'ultimo
dei due moti considerati in successione da Paolo. Paolo sembra avere un moto discendente per poi presentarne uno ascendente. E invece nella parola glorificare di Giovanni sono inclusi ambedue. Per Giovanni infatti la gloria è l'innalzamento crocifissione, e in questo non solo si manifesta la sua gloria, quella di Gesù, ma simul anche quella del Padre. Padre, glorifichi il figlio tuo come il figlio ha glorificato te. Quindi è questo gioco che c'è, che potremmo tradurre con la parola manifestare. Manifesta che io sono tuo figlio, e nella manifestazione di questa mia figliolanza si capirà che tu sei padre. E il tema è molto affascinante anche da questo punto di vista. Troviamo tantissime volte i termini gloria, glorificare, specialmente nel cosiddetto testamento di Gesù, i capitoli da 13 a 17 di Giovanni. L'accostamento sta nel fatto che ambedue ci fanno intendere che in questo processo c'è la rivelazione dell'amore, misericordia e perdono da parte di Dio, fonte del progetto di fare i suoi figli tutti gli uomini, ma si realizza solo per coloro che avranno o che hanno gli stessi sentimenti che furono di Cristo Gesù, Filippesi 2:5, o che credono nel suo nome, il figlio inviato per noi, secondo Giovanni 1:11-13, ricordate, venne nel mondo ma il mondo non l'ha accolto, a coloro che invece l'hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome. Quindi di nuovo riappare la fede come discrimine per entrare nel possesso della vita di Cristo oppure per rimanerne esclusi. In tutte e due è adombrato il mistero trinitario, ma questo ci porterebbe fuori un po' a lungo, per cui dovremmo dilungarci troppo. Basti pensare che alcuni dei concetti teologici sviluppati dall'autore, da Monsignor Morosini, la presenza del figlio protagonista della kenosi, lo svuotamento della divinità, la sofferenza, l'obbedienza, la compassione del padre, eccetera, sono tutti elementi riscontrabili nel concetto di Dio amore per essenza. E questo è un passo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio, eccetera, eccetera, la direbbe lunga su questo aspetto. Terzo punto, l'offerta sacrificale del paolano. Essa si fonda, come giustamente mette in rilievo il nostro autore a pagina 160 e seguenti, sull'invito di Paolo ad avere gli stessi sentimenti che furono di Cristo Gesù. Non si tratta di sentimentalismo, ma di provare gli stessi atteggiamenti profondi di amore che si traduce in obbedienza fino al dono totale di sé che caratterizzano il mistero della redenzione e anche la spiritualità del paolano, no? Caritas sacrificalis, che ha fatto dell'offerta sacrificale il fondamento della sequela Christi nel suo specifico carisma, nel suo insegnamento e nella sua pedagogia. L'autore ci invita a stare attenti a non ridurre, cito, l'esortazione a vivere la kenosi di Cristo solo ad un'imitazione morale, perché essa è invece l'accettazione di una logica di vita che Gesù ha indicato con l'invito a stare con Lui nel suo mistero pasquale, pagina 160-161. Il santo paolano è profondamente convinto che la contemplazione di questo mistero diventa la scuola più idonea per imparare sia la penitenza, sia l'umiltà e sia l'obbedienza. La sintesi è finalmente nel limitare le sofferenze di Cristo Redentore, dando una risposta di amore alla prova di amore che Egli ci ha dato, perché la sua incarnazione è stata voluta dall'amore di Dio verso gli uomini e perciò dalla sua volontà di salvarci, pagina 163. L'apice di tutta questa visione si ha nell'espressione di Galati 5:24: coloro che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la loro carne con le sue passioni e i suoi desideri. Inutile dire che la chiave di lettura sta appunto nell'appartenenza a Cristo, coloro che sono di Cristo Gesù, che ci pone sotto il regime dello spirito e non più della carne. Ma nell'affrontare questa tematica ci porterebbe davvero lontano. Vuoi per il significato di carne
di corpo e di spirito in San Paolo. Vuoi perché il tema ci porterebbe nel cuore dell'antropologia che vede la carne e lo spirito come i due orientamenti capaci di guidare la libertà dell'uomo. Io mi posso spostare verso la carne ed essere guidato dalla carne, oppure essere sotto lo spirito ed essere guidato dallo spirito. In questo consiste la nostra libertà, fino a costituirne uno stile di vita, come appunto succede nel Santo Paolano. Si è lasciato completamente guidare dallo Spirito di Cristo fino a imitarlo nella caritas, che è l'essenza stessa di Dio, sacrificalis, cioè l'amore che si dona, l'amore che si offre. Non porterei a compimento il compito a me affidato se trascurassi, visto anche il tempo ridotto, di dire almeno qualcosa sul quarto e quinto capitolo in cui il nostro autore, Monsignor Morosini, tira in ballo i canti del servo di Yahweh. Come dice lui, per trovare un ulteriore fondamento teologico e biblico alla spiritualità penitenziale dell'eremita calabrese e dell'ordine dei minimi, pagina 191, ma sarò breve per necessità. Il punto di partenza è Luca 24, i due discepoli di Emmaus, ricordate tutti, laddove Gesù stesso affonda la sua spiegazione sulla necessità della passione, morte e risurrezione del Messia nella scrittura. Dice, cominciò allora a spiegare dalle scritture tutto quello che lo riguardava. Era necessario che il figlio dell'uomo patisse e offrisse la sua vita. E siccome si riferisce alle scritture, Gesù, si tratta delle scritture dell'Antico Testamento, ancora il Nuovo doveva nascere, anche se quando scrive San Luca era già abbastanza formato il Nuovo Testamento. Certamente i brani che maggiormente tracciano la cornice di un tipo e di una vicenda di cui l'antitipo e l'evento di compimento si ha in Gesù e nella sua passione che lo ha condotto alla morte sono i canti del servo di Yahweh. I canti, si sa, sono quattro brevi poemetti sparsi lungo il testo cosiddetto del Deutero Isaia, che va nel libro di Isaia dai capitoli 40 ai capitoli 55, il testo canonico che troviamo nella Bibbia. Essi designano, questi quattro canti, un personaggio chiamato da Dio a diffondere la giustizia, che nel linguaggio dell'Antico Testamento significa la Torah, che non è la legge, è l'insegnamento amoroso di Dio alle nazioni, è la cura amorosa del Padre, questo è il significato più ampio di Torah, che troviamo già nel primo canto, in Isaia 42:1-9, partendo in un primo momento dal popolo di Dio Israele, ma subito allargando l'orizzonte per portare la salvezza alle nazioni fino all'estremità della terra, ci dice il secondo canto del servo di Yahweh, capitolo 49, versetti 1-6. Tale missione si colora di sofferenza allorché la parola che egli dovrà diffondere diventerà giudizio per coloro che non vogliono accogliere l'invito di Dio. E finalmente essa sarà causa di morte ignominiosa per lui e di esaltazione con la consegna delle moltitudini. Terzo e quarto canto del servo di Yahweh. Il motivo è molto semplice, già i sapienziali ci dicono che ogni volta che il giusto fa vedere la parola di Dio o l'atteggiamento di Dio, gli empi reagiscono. Quindi anche il servo nel portare questo insegnamento mette a nudo la lontananza ma anche l'avversione da parte degli empi nei confronti della volontà salvifica di Dio, per cui la reazione è quella di punire il messaggero. Così è capitato per esempio per Geremia, che alcuni autori dicono essere proprio il personaggio tipo dei quattro canti del servo di Yahweh. Si può notare subito un climax ascendens verso un dono progressivo di sé che porterà allo svuotamento e all'umiliazione e poi finalmente all'esaltazione. Inutile negare che il compimento di questa visione isaiana si avrà in Cristo e nell'epilogo della sua vicenda terrena. E quindi ripeterebbe un po' quello che abbiamo già detto per San Paolo.
umiliazione, passione, morte e poi esaltazione. Adesso però, col permesso dell'autore, vorrei distaccarmi un po' dall'uso che fa di essi appunto Monsignor Morosini e che potete riscontrare, come dicevo, nei capitoli 4 e 5, per proporvi una visione un po' particolare e forse azzardata, perché non ho mai avuto il tempo di rendere questa mia visione più solida da un punto di vista esegetico. Dunque, quanto vi dico adesso a conclusione di questo mio intervento, prendetelo come una mia suggestione spirituale con la quale voglio concludere. Quando arriviamo al capitolo quarto, al quarto canto, scusate, che sarebbe interessantissimo commentare, almeno in alcune espressioni problematiche, è terribile il quarto canto del Servo di Dio, pensate per esempio, tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto. Immaginiamo il flagellato, non ha apparenza né bellezza, disprezzato, reietto dagli uomini, uomo dei dolori davanti al quale ci si copre la faccia per non vedere, eppure si è caricato dei nostri peccati, si è addossato le nostre iniquità, percosso da Dio e umiliato. Risponde perfettamente alle parole di Paolo, colui che non aveva peccato, Dio lo trattò da peccato. Pensate, più di 5 secoli prima, trafitto, schiacciato, il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui, per le sue piaghe siamo stati guariti, li riprende poi Pietro nella sua prima lettera, il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di tutti, proprio immagini opprimenti potremmo dire, si lasciò umiliare come agnello condotto al macello, fu tolto di mezzo, gli si diede sepoltura con gli empi. Ma la frase più terribile con cui io spesso devo combattere, ma al Signore è piaciuto prostrarlo nei dolori. Può a Dio piacere di prostrare il suo servo nei dolori? E poi dal verso 10 in poi la ripresa fino all'esaltazione. Quindi abbiamo una rispondenza a quanto Monsignor Morosini ci dice nel suo testo. Però al capitolo 52, poco prima dell'inizio del quarto canto, nei versetti da 1 a 12, abbiamo la visione di Gerusalemme, la città santa che si deve rivestire di vesti nuziali perché sarà liberata dal Signore, dall'esilio e possiamo dire dal peccato. Un annuncio di gioia, di esultanza, per la liberazione che sta avvenendo. Chiaramente noi sappiamo che il Deutero Isaia è contestualizzato nell'esilio di Babilonia e il popolo sta per essere liberato. Quindi a un certo punto è il libro delle consolazioni, no? Andate perché finalmente la liberazione è vicina. E qui c'è una chiave nuziale, deve rivestire le vesti nuziali questa Gerusalemme. Dopodiché c'è il quarto canto del Servo di Yahweh, per cui mi pare che ci sia una costruzione un po' voluta, forse non dall'autore perché non sappiamo poi la redazione finale, ma certamente dal redattore potrebbe essere, secondo me sicuramente dallo Spirito Santo che ispira le cose come sa lui. Per cui abbiamo un primo elemento, quindi una struttura concentrica, un primo elemento che è questo invito alla liberazione, questo invito a rivestirsi di gioia. Svegliati, svegliati, rivestiti della tua magnificenza, Sion, indossa le vesti più splendide, Gerusalemme, città santa, perché mai più entrerà in te l'incirconciso, l'impuro, cioè un invito proprio a gioire. Poi al centro c'è il canto del Servo di Dio, il quale al versetto 10 dice: quando offrirà se stesso in espiazione. Il verbo offrire nel testo isaiano è un verbo nuziale. Questo servo non sta subendo, si sta offrendo. Quindi è lui che si offre in espiazione. Quindi l'amore che sovrabbonda rispetto al peccato e vedrà una discendenza perché vivrà a lungo. Quindi è anche fecondo questo amore, vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Anche il verbo conoscere è un verbo nuziale.
aprimo l'altro elemento che fa da cornice, facciamo un salto, finito il canto, il quarto canto del servo di Yahweh al capitolo 53, al capitolo 54 abbiamo: esulta, o sterile che non hai partorito, prorompi in grida di giubile e di gioia, tu che non hai provato i dolori, perché più numerosi sono i figli dell'abbandonata che i figli della maritata, dice il Signore. Allarga lo spazio della tua tenda, avrai tanti figli che la tenda non basta più, devo allargare la tenda. Sono tanti figli come quando uno, due figli, tre figli, dice: ma bisogna comprare una casa più grande, perché non c'è spazio per i figli che abbiamo, no? E quindi allarga la tenda e così via, è un invito, esulta, prorompi in grida di gioia, di giubile, avrai più figli, non dovrai più arrossire, non ricorderai più il disonore della vedovanza, l'esilio, poiché tuo sposo è il tuo creatore. Viene ripudiata forse la donna sposata in gioventù? Per un poco ti ho nascosto il mio volto, ma ti ho amata di amore eterno. Anche se i monti si spostassero, non si allontanerebbe più da te il mio affetto. Allora noi possiamo leggere l'esperienza e la vita di San Francesco in chiave nuziale, cioè questo Caritas Sacrificalis, è l'associazione a Cristo sposo verso la sua Chiesa, che è predetto già nell'Antico Testamento. Il quarto canto sono le nozze dell'agnello, che dona totalmente se stesso per amore, e tale è la spiritualità della Caritas Sacrificalis, a mio modesto avviso, nel Santo Paolano. Grazie. Grazie Don Rocco per questo bellissimo intervento riguardo alla parte teologica biblica dell'opera. E ora do la parola a Padre Pasquale Triulcio, docente di storia della Chiesa presso l'Istituto Teologico Pio XI di Reggio Calabria, già direttore dell'Istituto di Scienze Religiose di Reggio Calabria. Riferirà sulla parte storica del libro. Buonasera a tutti. Permettetemi di esprimere la mia gratitudine, oltre che per essere allo stesso tavolo, ecco, con Monsignor Morosini, anche con Don Rocco, dal quale mi sono sentito particolarmente accolto nella mia esperienza di docenza anche a Catanzaro. Sono grato anche per essere in questo luogo e voglio esprimere proprio questa gratitudine attraverso le parole di San Giovanni Paolo II, che il 5 ottobre del 1984, nel corso dell'omelia pronunciata proprio qui a Paola, disse così: «Ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli». È spontaneo riandare con la mente a queste parole di Cristo nel santuario che la pietà dei fedeli ha eretto in onore di un uomo come Francesco di Paola. Nella testimonianza di Francesco di Paola, una figura che riassume in sé i tratti migliori della generosa popolazione calabrese, si ripropongono con nitida evidenza le componenti essenziali di ogni vita consacrata a servizio di Dio e della Chiesa. Era doveroso questo riferimento a San Giovanni Paolo II proprio perché oggi è il giorno, ecco, della sua nascita, nasceva proprio il 18 maggio del 1920. Ho titolato, ecco, questa carrellata e panoramica, oserei dire, su quest'opera, Francesco da Paola, un santo vivo. E prendo spunto per questa espressione, un santo vivo, da un saggio della professoressa Gabriella Zarri, pubblicato a Torino nel 1990, in cui l'autrice tracciava 14 profili di beate vissute nell'Italia centro-settentrionale tra la fine del 400 e del 500. Brevi pennellate, poi come sottotitolo, sugli inizi e l'attualità della sua esperienza religiosa alla luce dei recenti studi di padre Giuseppe Fiorini Morosini. A distanza di tanti secoli dalla sua morte, riusciremo mai a comprendere il cammino che San Francesco di Paola ha percorso per giungere a quella relazione d'amore con Gesù dimostrata in vita?
Ecco, questo è uno degli interrogativi che il nostro autore si pone proprio nell'introduzione. E poi prosegue, Monsignor Morosini. Riusciremo a mettere assieme tutti gli elementi riscontrabili nelle fonti per delineare gli aspetti di questa relazione di amore? La ricerca fatta, i cui risultati pubblico in questo volume, ci aiuterà non solo a conoscere meglio, ecco qui lo scopo del volume, ci aiuterà non solo a conoscere meglio San Francesco di Paola, ma anche ad imparare da lui come instaurare una personale relazione d'amore con Gesù, per poter affermare anche noi con San Paolo, e qui sappiamo una frase molto cara all'autore, vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Riusciremo? Per ben due volte il nostro autore si pone il delicato interrogativo. Il tentativo, a nostro umile avviso, riesce per due essenziali motivi. Primo, la ricerca e la proposta del dato storico provato non è inficiata, ecco, dal fine cristologico o da quelli teologico-spirituali del volume e anche scritturistici, così come ha fatto bene Don Rocco ad illustrare. L'autore, infatti, con un indice ben strutturato, aiuta il lettore, anche quello che muove i primi passi nella galassia della spiritualità del santo paolano, a sapersi orientare al suo interno, distinguendo i due ambiti teologico e storico. Quindi non abbiate timore, ecco, ad accostarvi a questa lettura. Secondo, potremmo asserire che ne risulta un'opera che, secondo la visuale ratzingeriana della relazione tra teologia e storia, potrebbe costituire un esempio di connubio basilare per una teologia della storia. A nostro avviso, quanto mai urgente, anche alla luce degli ultimi eventi drammatici che stanno segnando il mondo, Covid-19, la guerra in Ucraina, e che sia gli storici che i teologi sono chiamati ad analizzare. Josef Ratzinger, infatti, nell'opera San Bonaventura, la teologia della storia, era la sua tesi di dottorato poi pubblicata dall'editrice Porziuncola, dove dall'altro vi sono delle splendide riflessioni su Gioacchino da Fiore, altra perla della nostra terra di Calabria, così scrive, sono le parole di Ratzinger, la storia stessa non è un accumularsi di casualità cieche e ripugnanti, ma è invece rischiarata dalla luce di quello stesso ordine divino che è principio unificatore dell'intera realtà. Il vero significato della nuova concezione bonaventuriana della storia non è la comprensione del passato, bensì, come si è già avuto modo di ripetere, la profezia sull'avvenire. Per poter comprendere tale profezia è tuttavia necessaria la conoscenza del passato. Lo storico che si accosta allo studio del XV secolo non può non notare come imponenti fasci di luce hanno investito la grande stagione religiosa di questo periodo, con la molteplicità di esperienze spirituali e istituzionali, l'osservanza con i suoi grandi predicatori, il profetismo colto e popolare con alcuni personaggi emblematici, primo fra tutti Girolamo Savonarola, il protagonismo femminile, ecco, con Giovanna d'Arco, giusto per citarne alcuni. L'attenzione della storiografia, pertanto, probabilmente forse troppo tempo, è stata invece meno attenta alla proposta quale quella di Francesco di Paola, informata a un'esperienza penitenziale dai tratti originari e originali. A questa identità religiosa si univa a rendere ancor più incasellabile, potremmo dire fuori quadro, il personaggio, il suo impegno sulla scena politica internazionale, come si direbbe oggi il suo rapporto con i potenti, il papato e soprattutto il re di Francia. Questa sua attività poteva ben apparire, ai più superficiali però, in contraddizione con una nuova spiritualità, con le sue attese di riforma della Chiesa. A volte non ha favorito l'attenzione verso Francesco di Paola neppure quella che può apparire ad un primo e superficiale impatto come un'ambivalenza fra scelta eremitico-penitenziale e la scelta istituzionale. E ancora la fisionomia stessa dell'ordine, voluto dal fondatore, poteva prestarsi ai ricercatori meno accorti a una incertezza interpretativa,
tirata ora verso il francescanesimo, ora verso una più accentuata autonomia, e su questo il nostro autore, lo vedremo, getta tanta luce. Infine, ha sicuramente influito sul tortuoso percorso storiografico di Francesco Di Paola quella che è stata lungamente lamentata anche come la marginalità dell'Italia meridionale. E con Monsignor Morosini, ecco, durante il nostro ministero giù a Reggio Calabria, abbiamo ospitato un convegno in ricordo del professore Pietro Borzomati, la cui biblioteca poi è stata versata nella biblioteca, ecco, diocesana, grande, ecco, cultore della storia dell'Italia meridionale, ecco, cui ha posto rimedio negli ultimi decenni un imponente impegno di ricerca e interpretazione. Mentre la stessa migrazione di Francesco dal suo contesto originario sembra averlo proiettato in una realtà straniera, quella della corte del re di Francia, in cui non era facile ritrovare il significato della sua proposta religiosa e della sua intera vita. Questo chiaroscuro storiografico ha riguardato anche l'aspetto propriamente agiografico. Il santo Di Paola si trova, per così dire, fuori dalla stagione delle canonizzazioni medievali, ma non è coinvolto dalla nuova stagione che si apre nella seconda metà del XVI secolo dopo il Concilio di Trento, questo concilio che caratterizza proprio la metà del 1500 e che vedrà le grandi riforme poi successive di Urbano VIII. E tutti voi siete stati nella Basilica di San Pietro, quella statua che noi ammiriamo è del 1732, è un'opera del Maini solamente del 1732, e questa data la dice lunga anche sulla valorizzazione, ecco, del contributo anche culturale, teologico dato alla Chiesa dal santo paolano. Quindi tanto più meritorio appare dunque l'impegno dell'Ordine dei Minimi, permettetemi di ricordare il padre Rocco Benvenuto, in particolare negli ultimi decenni, per riportare alla luce i tratti peculiari dell'esperienza religiosa e istituzionale, la complessiva attività del fondatore, i rapporti da lui avuti ai più alti livelli ecclesiastici e politici, in primo luogo attraverso le preziose bibliografie. Ricordo la bibliografia di San Francesco da Paola, che è stata editata sia nel 57 sia nel 66 del Russo, e l'attenzione alle principali testimonianze, in particolare i processi di canonizzazione, e ancora attraverso un utile strumento come il bollettino ufficiale dell'Ordine dei Minimi, fino a giungere appunto ai quaderni minimi di spiritualità che sono stati già citati. Più di recente alcuni convegni hanno riattivato il circuito scientifico interno ed esterno all'Ordine, aprendo una fruttuosa stagione storiografica volta a inserire l'illustre paolano nel contesto religioso, politico, italiano e europeo. Gli atti di tali convegni sono alla base anche del nostro intervento. Mi riferisco a Fede, Pietà, Religiosità Popolare e San Francesco di Paola del 1990, l'Eremita San Francesco di Paola, Viandante e Penitente del 2000, poi pubblicato nel 2006, San Francesco di Paola e l'Ordine dei Minimi nel Regno di Napoli, ecco, che è stato curato appunto, dove c'è una premessa interessantissima di Francesco Senatore, ecco, curato poi nella sede dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. E a proposito di strumenti di lavoro utilizzati nel nostro intervento, tre sono le opere fondamentali, oltre questa convegnistica citata. Mi è piaciuto rileggere il volume in questione questa sera di Monsignor Morosini, alla luce anche di tre opere da lui pubblicate. La Caritas Sacrificalis, il rapporto tra penitenza e carità in San Francesco di Paola, del 2017, con la Rubbettino. E poi la vita di San Francesco di Paola, raccontata dall'anonimo discepolo contemporaneo nel testo originale francese ritrovato dal padre Rocco Benvenuto del 2019, e poi Francesco di Paola, glorioso atleta di Cristo, studi sul santo fondatore e sull'Ordine dei Minimi nel quinto centenario della canonizzazione, e a cura proprio di padre Giuseppe Fiorini Morosini. A quest'ultimo volume ho avuto la gioia di poter collaborare con un contributo su un vescovo reggino, Gaspare Ricciulli del Fosso, un volume, ecco, interessantissimo.
Grande merito va dunque riconosciuto alla fatica del nostro autore e anche all'ordine, nel senso sottolineato anche, a mio avviso, da André Vaucher, questo grande studioso che, a cui sono state affidate le conclusioni proprio del convegno cui accennavo prima, l'eremita Francesco Di Paola, viandante e penitente. André Vaucher scriveva in francese, mi sono permesso di tradurre in italiano, questo. Scriveva così: i figli spirituali di Francesco Di Paola hanno coraggiosamente corso il rischio, ecco perché scrivere, editare e pubblicare è sempre un rischio, no? Ecco, i figli spirituali di Francesco Di Paola hanno coraggiosamente corso il rischio di vedere sconvolte alcune delle loro tradizioni più popolari, se non, ecco, le più consolidate. Così Vaucher. Alcuni punti a cui non faccio riferimento in modo completo e sui quali mi sono poggiato per questo viaggio all'interno di questo volume. Il rapporto di San Francesco con la famiglia, il rapporto di San Francesco tra viaggio e pellegrinaggio, il rapporto di San Francesco tra penitenza e taumaturgia, il rapporto di San Francesco di Paola e San Francesco d'Assisi. Di questi punti ci soffermiamo solamente su alcuni. Giusto per fermarci all'esempio di uno studioso di alcune fonti e degli Acta Sanctorum, faccio riferimento ad Emore Paoli, professore a Tor Vergata, citato più volte, 5 volte, da Monsignor Morosini nel suo volume. Ecco, a questo studioso si deve una convincente analisi di alcune importanti testimonianze agiografiche. La vita, le due inquisizioni in partibus disposte da Giulio II il 13 maggio 1512 con il breve di Lectus Filius. L'una svoltasi a Cosenza, poi tradotta in latino e autenticata dal cardinale Lorenzo Pucci il 19 marzo 1514. L'altra svoltasi a Tours, giunta a Roma contemporaneamente all'altra, ma presa in considerazione solo il 26 marzo del 1517. Il primo processo, fortemente radicato nel contesto culturale calabrese, malgrado, ecco, l'insistenza degli articoli interrogatori sull'attività istituzionale di fondatore di un ordine, fa emergere una figura di eremita taumaturgo. Il secondo registra una maggiore attenzione alle virtù e allo stile di vita di Francesco, in conformità con quanto previsto dalle regole. Per quanto riguarda il cibo, l'unione fra solitudine e attività apostolica, la predicazione, la pratica dell'ufficio divino, la venerazione nei confronti dei sacerdoti, il riserbo, ecco, nei confronti delle donne. Provando a focalizzare l'attenzione sulla famiglia, ecco, vedo qui che ci sono, ecco, tanti rappresentanti, no, laici di famiglie, ecco, provando a focalizzare l'attenzione solamente sulla famiglia, emerge un'insistita presentazione in una luce di assoluta legittimità sociale cristiana. Mi riferisco agli interrogatori legati appunto al processo cosentino. È cristiana. Appare al vaglio dello storico un elemento interessante perché permette di inserire il personaggio nel suo proprio contesto sociale, dove le pratiche potevano frequentemente divergere dalle norme. Ecco, quasi la spia di una situazione di complessivo disordine morale della società calabrese del tempo, in cui si voleva sottrarre il candidato alla santità senza poter escludere che con la sovraesposizione cristiana della famiglia si volessero fugare possibili ombre. Il secondo processo, quello celebrato a Tours, in un luogo lontano dalla terra d'origine, invece è guidato da altre preoccupazioni e registra pertanto altre domande degli inquisitori ed altre risposte da parte dei testimoni. Alla luce di queste e di altre fonti studiate, Monsignor Morosini, nella sua opera, evidenzia e finalmente sulla famiglia del santo getta luce affermando che, e cito Monsignor Morosini, c'è da supporre che all'interno della famiglia Martolilla tutti i membri avevano già fatto una scelta di sobrietà e di austerità, per cui nella casa paterna Francesco si è potuto avviare fin dalla nascita verso un genere di vita sobrio e austero,
che poi egli, crescendo, ha accentuato con la volontà determinata di farne una stabile scelta di vita. Con genitori di questa levatura spirituale, la sua educazione ha avuto un indirizzo ben preciso, quello di instillargli una condotta di vita veramente evangelica ed un amore verso la Chiesa, unitamente al desiderio di vederla purificata e rinnovata. Fin dall'infanzia, perciò, il giovane Francesco si alimentò di idee e progetti di riforma, che in seguito cercò di mandare in esecuzione per quanto e per come ha potuto, così a pagina 28 del nostro libro. Alla luce della lettura del volume si potrebbero, dicevamo prima, formulare ulteriori altre proposte di studio, il viaggio pellegrinaggio. Ecco, dopo un soggiorno come oblato presso San Marco Argentano, compì Francesco con i genitori un viaggio, tra le cui tappe toccò certamente Roma, Assisi, Monte Cassino. Viaggio, pellegrinaggio, le agiografie sono piene di itinerari di santi variamente motivati. Motivi missionari, desiderio di espiazione dei propri peccati, ricerca di nuovi luoghi per nuove esperienze spirituali. Se il viaggio è un luogo comune nella vita di un santo, esso può tuttavia assumere significati diversi o essere variamente interpretato. Nel caso di Francesco sembra si possa parlare di una duplice valenza: pellegrinaggio devozionale, ma soprattutto viaggio di conoscenza di luoghi in cui erano incardinati due degli ordini più prestigiosi. Il nostro autore dice così: il viaggio di Francesco è un cammino di discernimento vocazionale. Questo mi è piaciuto molto. Il viaggio pellegrinaggio appare infatti decisivo poi per la scelta eremitica di Francesco, che al ritorno proprio qui, ecco, qui si ritira per vivere una vita di penitenza concepita non solo come esperienza individuale, ma come fondamento di un nuovo tipo di vita comunitaria. Il confronto con Francesco d'Assisi. Il confronto con Francesco d'Assisi costituisce un nodo complesso della storiografia, quasi che fosse impossibile che, nonostante il famulatus presso i conventuali francescani di San Marco Argentano, il periodo di discernimento, nonostante il pellegrinaggio ai luoghi sacri di Assisi, nonostante alcuni elementi comuni e direi, in sintesi, malgrado l'esemplarità irresistibile del santo d'Assisi, il paolano non sia entrato nel loro ordine. Prima di essere storiografico, il problema è storico. C'è stato qualche tentativo di inserire il movimento di Francesco di Paola nell'alveo dell'osservanza francescana, dando adito a indebite ingerenze dei superiori maggiori dei minori che pretendevano una subordinazione a loro da parte degli eremiti di Paola. Ciò è di peso, tra l'altro, sia dal passaggio di religiosi francescani alla congregazione eremitica di Francesco, sia dalla confusione che ingenerava la dedicazione a Francesco di Assisi del primo romitorio del movimento eremitico di Paola. E proprio dalla dedicazione del primo romitorio la congregazione eremitica prendeva il nome. La usava nel 1471 l'arcivescovo di Cosenza Pirro Caracciolo, che erigeva in movimento eremitico, in congregazione, degli eremiti di San Francesco d'Assisi, nominandone il fondatore padre, priore, rettore, ponendolo alle dipendenze della Santa Sede, in risposta alle richieste dell'eremita di Paola. Faceva anche riferimento alla chiesa con annesso dormitorio, dove l'eremita aveva vissuto un'austera vita eremitica, sancte et iuste et religiose, dove aveva operato frequenti miracoli con una crescente devozione popolare e si autorizzava la celebrazione eucaristica e l'amministrazione dei sacramenti. Ancora nel 1474 Sisto IV approvava con la stessa denominazione la congregazione comprendente il primo oratorio e gli altri costruiti successivamente e definiva ancora Francesco di Paola nei due brevi a lui indirizzati il 2 giugno e il 6 luglio del 1483 Frati Francisco de Paola Ordinis Minorum de Observantia. L'insistenza dell'osservanza francescana per assorbire il movimento dell'eremita di Paola era davvero forte,
se quest'ultimo, potremmo dire, se ne lamentava, con Sisto IV in una lettera inviata dalla Francia il 20 giugno 1483. Si trattava di un'intitolazione, tra virgolette, impropria, o forse potremmo dire di comodo, perché sembrava facilitare il compito per l'approvazione della prima comunità paolana. Ma è anche vero che al di là dell'intitolazione ogni documento ufficiale fa riferimento all'identità più propria dell'eremita di Paola, fino a che questa identità sarà resa visibile anche nel nome con l'approvazione della prima regola da parte di Alessandro VI il 26 febbraio 1493. E veniamo alla soluzione. E la definizione di Alter Franciscus, usata dallo stesso pontefice nel 1502, va intesa come la massima enfatizzazione possibile delle figure dell'eremita di Paola, non come riferimento istituzionale. Il volume che stasera qui presentiamo getta luce e chiarisce esplicitamente il rapporto tra l'assisiate e il paolano. Scrive così l'autore. Nella stesura delle regole per la triplice famiglia, il paolano, pur inserendo in esse, soprattutto nella prima regola dei frati, alcuni elementi tratti da quella dell'assisiate, non fa più menzione di lui. Anche quando ricorda alcuni santi per stabilire i giorni in cui i frati sono dispensati dal digiuno, egli ne cita solo tre e tutti eremiti, Girolamo, Paolo e Antonio. Nelle regole il paolano non riporta mai il nome di San Francesco d'Assisi e non chiede di celebrarne con solennità la festa. Dobbiamo giudicare tutto questo come un rinnegamento del suo protettore? Sicuramente no, ma forse ha evitato ogni riferimento esplicito a lui per non favorire la confusione tra i due movimenti. Ecco, le radici della formazione di San Francesco di Paola nell'alveo del francescanesimo vanno individuate in quel desiderio di conformazione a Cristo, di cui abbiamo sentito parlare poco fa, e di impegno a vivere il Vangelo senza accomodamenti. È stato questo, prosegue l'autore, il desiderio e lo sforzo che hanno caratterizzato l'assisiate e il paolano, spingendoli a seguire un cammino di spoliazione da tutti i condizionamenti mondani. Poi i cammini si sono divisi. Il primo si spogliò di tutto, dei suoi beni e della sua propria volontà, perché preso dall'ideale del Cristo povero. L'altro guardò al Cristo penitente e si ritirò nel deserto mosso da quell'amore oblativo di Dio, che lo faceva esclamare nei momenti più intensi della sua esperienza contemplativa, «O Dio carità, o Dio carità!». Entrambi, però, hanno mirato verso il possesso di quella nudità spirituale che è la povertà di spirito. Il primo col gesto di spogliarsi delle vesti materiali, l'altro col ritirarsi nel deserto, rompendo radicalmente con il mondo. Inoltre, sia l'uno che l'altro furono presi da commozione profonda per il decadimento della Chiesa, ecco, finita nelle maglie della mondanizzazione, e sentirono forte la chiamata dall'alto a ripararla. Interessante qui l'appello dell'autore ad approfondire la dimensione contemplativa della spiritualità del paolano. Dice Monsignor Morosini che questa non è stata ancora studiata a fondo nella nota 27 di pagina 25, quindi una bella sfida. Santo vivo e santo canonizzato. Qualche minuto. Francesco di Paola muore nel 1507. La sua beatificazione fu proclamata nel 1513, la canonizzazione nel 1519, ma il riconoscimento della santità era avvenuto quando ancora era vivo, anzi assai precocemente, se l'arcivescovo Caracciolo usava parole che suonavano quasi come una canonizzazione. E una conferma viene dal fatto che Leone X, con il breve Illius, aveva autorizzato il culto nel 1513, prima di aver preso visione dei verbali delle Inquisizioni sin partibus disposte da Giulio II nel 1502 con il breve di cui abbiamo già parlato, Dilectus Filius. Vi era poi stata una battuta d'arresto e infine la conclusione positiva dell'iter. Quello che qui interessa è la connessione fra riconoscimento in vita e riconoscimento dopo la morte. Francesco di Paola era stato un santo vivo, che si era distinto per il rigore dell'ascesi personale, per il carisma profetico.
in quanto tale non solo attrasse a sé vere e proprie moltitudini di gente comune, ma fu anche ascoltato dal potere laico e incontrò ben presto pure il favore dell'autorità ecclesiastica. Proprio negli stessi giorni in cui la Cancelleria Pontificia predisponeva e diffondeva il testo della bolla che autorizzava il culto dell'eremita calabrese, si diffondeva un testo particolare nel mondo conosciuto di allora, il Libellus ad Leonem Papam, perché era un testo particolare, era stato scritto da Pietro Quirini e Paolo Giustiniani, i quali anche proponevano addirittura la legittimità della conversione del battesimo di massa degli ebrei. Questo libello denunciava apertamente una religiosità per lo più alimentata da immagini sacre e miracoli e sollecitava l'intervento diretto del pontefice contro tutti coloro che si avvicinavano ai malati senza aver esercitato pubblicamente la professione di medico. Colpisce questa coincidenza. Era proprio quello che Francesco aveva fatto con successo nel corso della sua vita, non senza un continuo scontro, ecco, con coloro che cercavano di collocarlo nell'alveo della superstizione. Ciò che mise al riparo il nuovo santo, appena proclamato tale, fu appunto il fatto che la sua fama sanitatis, fondata da alcuni sui poteri taumaturgici del suo corpo sublimato dalla penitenza, si era saldamente unita a una nuova proposta istituzionale di grande successo per numero e qualità di adesioni. La carta vincente di Francesco di Paola, potremmo dire, fu dunque proprio la vita quaresimale, trasformata da scelta individuale a scelta anche comunitaria e istituzionale. Molteplici altre piste si stagliano dinanzi allo storico e non solo, e sembrano invitarlo ad essere percorse, oltre all'approfondimento della straordinaria attuale spiritualità del paolano. Ci limitiamo qui a farvene intravedere 5 di queste piste che potrebbero essere percorse, traendo spunto dagli argomenti proprio descritti dal nostro autore. La devozione all'umanità di Cristo, la devozione al nome di Gesù nella spiritualità cristiana, la devozione alle 5 piaghe nelle varie forme in San Francesco di Paola stesso, San Francesco e l'Eucarestia e la pietà eucaristica del paolano, qui si parla anche della sua ultima messa, la professione religiosa come un secondo battesimo alla luce del cerimoniale dell'ordine dei minimi. Questa sera, per utilizzare un'immagine cara a San Francesco e anche a Padre Giuseppe, tanto da recepirla nell'araldica del suo stemma episcopale, potremmo dire con questo libro, ecco, si è accesa una luce. Ratzinger, che il nostro autore cita, parla di fuoco, è un'immagine da cui il nostro autore si sente attirato. Infatti viene citato il Papa, intervistato da Peter Sewald, che dice così: «Il cristianesimo è tanto grande quanto l'amore che lo anima. Il cristianesimo arde, ma non è un fuoco che distrugge, è un fuoco che purifica, che rende grandi e liberi. Essere cristiani significa perciò osare consegnarsi a questo fuoco ardente». E il nostro autore aggiunge: «Il fuoco che San Francesco prende tra le mani è il segno, secondo le parole di Gesù, della purezza dell'amore, che passa attraverso la croce della verità e la testimonianza della vita. Questo fuoco stasera, potremmo dire, ci viene consegnato come fiaccola anche attraverso un libro che potrebbe fare ancora più luce sul cammino di quanti desiderano conoscere il santo paolano e magari, perché no, ecco, seguirne le orme». Vi lascio un pensiero di Benedetto XVI come augurio, ecco, e gratitudine per questa opera di Monsignor Morosini, che apre poi un dibattito enorme circa il rapporto tra geografia e storia. Una rilettura della storia in tal senso sarebbe veramente interessante. Ecco, questa frase, questo passaggio del discorso di Benedetto XVI a Marienfeld vuole essere anche un augurio per ciascuno di noi. E, scusate l'emozione, ma proprio in questo luogo i miei genitori si sono sposati, anche i genitori di qualcun altro probabilmente, e quindi ecco, anche l'emozione è parte di questo momento. Scriveva così Benedetto XVI:
I beati e i santi sono stati persone che non hanno cercato ostinatamente la propria felicità, ma semplicemente hanno voluto donarsi perché sono state raggiunte dalla luce di Cristo. I santi ci indicano così la strada per diventare felici. Come si riesce ad essere persone veramente umane? Nelle vicende della storia sono stati essi i veri riformatori, che tante volte l'hanno risollevata dalle valli oscure, nelle quali è sempre di nuovo in pericolo di sprofondare. I santi l'hanno sempre nuovamente illuminata la storia, quanto era necessario per dare la possibilità di accettare, magari nel dolore, la parola pronunciata da Dio fin dall'inizio dell'opera della creazione. È veramente cosa buona. Grazie Padre Pasquale, questa ricca relazione. E ora diamo la parola a Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Fiorini Morosini per le conclusioni di questo momento che abbiamo vissuto insieme. Solo per ringraziare anzitutto la Fondazione che ha voluto presentare il libro e poi ringraziare i due relatori, carissimi e fraterni amici, e Don Rocco anche suggeritore, perché per non scrivere sciocchezze, qualche volta che ho qualche dubbio mi rivolgo a persone competenti perché mi diano il conforto della sicurezza della verità. E quei capitoli che avete ascoltato riguardo alla parte biblica, prima di pubblicarli li ho fatto proprio leggere a Don Rocco e lo ringrazio per i suggerimenti che mi ha dato. La seconda cosa che vorrei dirvi è descrivervi un po' il cammino che io ho percorso in questi anni per arrivare a questo volume, San Francesco di Paola e Gesù, a scuola della Caritas Sacrificalis. La domanda che potrebbe venire, potrebbe essere fatta, e che qualche volta mi giunge anche alle orecchie, è quella: ma è il vero San Francesco quello che presenta Padre Morosini? Non lo so se è il vero San Francesco. È il San Francesco che io ho scoperto. È l'immagine di San Francesco alle quali io sono arrivato. E questa espressione, Caritas Sacrificalis, non è nata così all'improvviso, ma è nata all'improvviso come intuizione, ma dopo un cammino molto lungo di ricerca. Per cui dico che se ci sono altre offerte sul mercato, cioè se ci sono altri modi di pensare la vita e la spiritualità di San Francesco, ben vengano, ci mettiamo a confronto, perché la verità è ricerca, la verità non è il patrimonio di nessuno. Questo libro non è la verità su San Francesco di Paolo, è una lettura di San Francesco di Paolo fatto da uno che modestamente si è dedicato al suo studio fin dal 1962-63, quando ricevevamo qui a Paola le lezioni di spiritualità dell'ordine condotte dalla buonanima, al quale va un grato ricordo, di Padre Martino Milito, che io ho voluto citare anche qua riportando un testo, che ci ha istradati, forse con il suo stile ambolloso, sul quale spesso i confratelli ritornavano con qualche battuta un po' ironica, però ha avuto delle intuizioni grandi, che solo
adesso noi riusciamo a capire, soprattutto in riferimento al mistero dell'incarnazione, come sono arrivato a questa espressione caritas sacrificalis. Ci sono arrivato attraverso un cammino che è costituito da questi quattro volumi. Il primo è la spiritualità quaresimale dei minimi e la devozione al Sacro Cuore. Sono delle conferenze all'inizio che io ho tenuto alle monache di clausura di Moradebro in Spagna, invitata dalla madre degli angeli qui superiora di questo monastero e anche del monastero di Moradebro, nel tentativo proprio di rilanciare il santuario che è stato costituito a Moradebro, dedicato al Sacro Cuore da Sor Filomena, il santuario della riparazione. Ed è proprio parlando della Ferrer, di Sor Filomena Ferrer, e parlando della riparazione, ecco, è in questo cammino che ho avuto l'intuizione di mettere assieme, come prima luce che è nata, la penitenza di San Francesco e la carità di San Francesco. Perché? Mi resi conto che negli scritti che noi abbiamo del passato, anche nelle varie vite di San Francesco, si sottolinea la penitenza, digiuni, astinenza, eremitismo. Si sottolinea che lui aveva sempre sulle labbra la parola carità, ma non avevo mai letto il nesso teologico-biblico, soprattutto biblico, tra la penitenza e la carità, per dire che è da lì che bisogna partire. E nacque proprio già in questo volume, io ho usato per la prima volta la carità sacrificata, ho girato la pagina casualmente, pagina 230, misericordia e carità sacrificale, che poi ho sviluppato in questo volume che è stato successivo, la caritas sacrificalis, il rapporto tra penitenza e carità in San Francesco di Paola, dove qui ho affrontato, studiando, qui io questo lo rivendico, questi libri sono frutti di studio, non è improvvisazione, sono nottate, giornate, pur nel lavoro quotidiano, perché questi libri li ho scritti mentre ero arcivescovo di Reggio Calabria e penso che la diocesi, lui l'ho nominato io direttore dell'Istituto di Scienze Religiose, non ho fatto mancare, mi auguro di aver fatto mai mancare nulla alla diocesi come servizio pastorale, ma riuscivo a trovare anche il tempo da dedicare allo studio, soprattutto le serate, la notte o la mattina presto. Ed è nato, dicevo, questo volume dove ho approfondito il rapporto tra carità e penitenza, a partire dalla riflessione biblica. Cioè, questa è la scoperta nuova che è cominciato con questo volume ed è proseguito con questo, che forse nella storia nostra dei minimi, negli scritti, non è stata mai operata. Cosa voglio dire? Cioè, non abbiamo mai cercato di capire le parole di San Francesco, le espressioni da lui usate, la stessa regola che lui ha scritto, le regole che lui ha scritto, a partire dalla conoscenza che lui aveva dalla scrittura. Per cui certe espressioni che noi abbiamo lette, commentate,
non abbiamo mai capito che era un'espressione dalla Bibbia che lui riportava. Faccio solo un esempio, ma questo l'avevo intuito quando feci un articolo sul bollettino ufficiale dell'ordine, che era il concetto di il servizio dell'autorità, la figura dell'autorità, secondo la lettera agli ebrei. San Francesco non cita mai quella lettera agli ebrei quando parla dell'autorità, però usa delle espressioni, la compassione, il condolere della figura del correttore. Il correttore deve essere colui che anche quando punisce, il correttore non deve punire come il padrone che frustra il servo, ma come il fratello che necessariamente dà una medicina ad un altro e soffre con lui. Ed è l'immagine del sommo sacerdote compassionevole, misericordioso, che ha descritto l'autore della lettera agli ebrei, il quale, dice, è diventato misericordioso dalle cose che ha patite. E allora ecco la figura del correttore: nessuno può essere eletto superiore se prima non ha passato attraverso il vaglio della tentazione, cioè se non ha dimostrato di aver superato la sofferenza del combattimento spirituale. Non può fare il superiore, perché altrimenti non capirebbe colui il quale si dibatte nella lotta contro il peccato. Allora, a partire da questo concetto, che San Francesco si esprime con la Sacra Scrittura, è solo, diciamo, dagli anni '80, quando padre Antonio Castiglione stampò, ex superiore generale, stampò le regole e fece poi le note bibliche e compose un articolo che pubblicò sul bollettino ufficiale sulla Bibbia nelle regole. È da allora che abbiamo cominciato ad approfondire il discorso di San Francesco biblico, e oggi siamo arrivati, e qui su questo volume c'è scritto che San Francesco citava spessissimo la Scrittura, e spesso la citava in latino e poi spiegava in italiano. L'ultimo documento che è stato scoperto è stato il rapporto di un ambasciatore di Ferrara al suo duca, che si trovava a Napoli quando è passato San Francesco, e lui riferisce che ha avuto un incontro con gli ambasciatori, li ha esortati alla pace citando, e dice, Salomone ed altri libri biblici, però dice con un malo latino, tant'è che alcuni si misero a ridere, cioè le finali latine probabilmente non le pronunziava giuste, no? Perché non aveva studiato il latino. La conoscenza della Scrittura, come è arrivata questa conoscenza della Scrittura in latino? Non abbiamo fonti che ci possano riferire questo fatto, però il fatto è che lui citava, ed abbiamo testimonianze. Mi diceva il professore che ha trovato questo documento e che abbiamo pubblicato, il Francesco Di Paolo, glorioso atleta di Cristo, il professore Alessio Russo dell'Università di Napoli, che è un documento importante, anche perché viene narrato un miracolo di uno che aveva partecipato alla guerra di Otranto, era stato colpito da una freccia alle dita e non le poteva più chiudere, e San Francesco gliel'ha guarito, e lui racconta questo miracolo al suo sovrano, al suo duca. E mi diceva questo professore, cioè, padre, sottolinea questo aspetto che è importante, che è una testimonianza laica su un miracolo avvenuto, cioè una testimonianza che non parte dall'ambiente ecclesiastico, ma da un ambiente laico che testimonia. Quindi dicevo, qui ho analizzato da che cosa, qual è il contenuto di questa Caritas, sono alla fine, non vi preoccupate,
Qual è il contenuto di questa Caritas Sacrificalis? San Francesco, che è educato con la Sacra Scrittura, ha meditato sempre le parole della la visione di Dio amore che San Giovanni ci dà. Dio ha tanto amato il mondo da donare il Figlio. Il Figlio Gesù ha tanto amato il mondo da donare la vita. Quindi l'amore di Dio come si è espresso nei nostri confronti? Attraverso il dono. Il Padre dà il Figlio e sappiamo come l'ha dato il Figlio. Caricato, abbiamo sentito, dei peccati. Lo ha considerato peccato, dice Paolo. Ecco il dono. Quando eravamo nemici, dice Paolo, lui ci ha dato il Figlio. E Gesù come ha amato l'uomo? Dando la vita per lui, per noi uomini. Quindi nell'amore c'è il dono, la donazione, e nella donazione, quando uno dona, c'è sempre qualcosa di cui ci si priva. E allora qual è stata la risposta di Francesco? Amare donando, ecco il sacrificio. Quindi il sacrificio, la vita quaresimale, che San Francesco non si inventa, ma assume dalla Chiesa, dalla quaresima della Chiesa, assume la vita quaresimale e la fa, come dire, oggetto di vita, non solamente durante la quaresima, ma per tutto l'anno. E questa è la novità che lui ha portato nella Chiesa. Perché di penitenza, tutti gli ordini religiosi sono ordini penitenziali, tutti. La vita quaresimale, la quaresima è di tutti i cristiani. San Francesco non ha parlato di una penitenza generica, per cui nessuno è autorizzato a dire io sostituisco la vita quaresimale con la penitenza, vado a curare gli ammalati di AIDS. San Francesco non ha voluto questa penitenza. Nella Chiesa ha immesso la quaresima come esperienza per tutto l'anno. I frati che vogliono seguirlo devono accettare questa proposta di vita. Non ci ha dato una generica penitenza, ma ci ha dato una penitenza precisa, che è la vita quaresimale. Non si discute su questo. Io sfido chiunque, con documenti alla mano però, non con impressione, perché chiunque può dire quello che vuole, ma dobbiamo fondarlo, perché noi stiamo illustrando il pensiero di un fondatore, non il nostro pensiero. E quindi, diciamo, la vita quaresimale, la vita quaresimale che cos'è? È la risposta di amore che Francesco di Paola e il religioso minimo danno a Dio come risposta all'amore che Dio ci dà. Ecco la Caritas Sacrificalis. E questa riflessione, che si è poi prolungata in questo settimo quaderno di spiritualità, dove io ho affrontato San Francesco e la comprensione del mistero pasquale di Cristo. Il mistero pasquale di Cristo che cos'è? Il mistero di morte e di risurrezione. La comprensione di questo mistero non ha fatto altro che approfondire questa Caritas Sacrificalis. Qui ho raccolto poi, con l'ultimo volume, in una maniera ancora più ampia, quello che è il rapporto più vasto tra San Francesco di Paolo e Gesù, che già l'anonimo aveva indicato. Chi ha letto il mio volume, che erano poi le lezioni che io facevo ai novizi quando ero superiore generale, ci è incappato anche il povero padre Antonio, che era novizio al tempo e io facevo le lezioni, quando si parlava come è nato il carisma dei minimi, io ho portato sempre un testo dell'anonimo, dove l'anonimo dice che
contemplando il crocifisso e sapendo che ancora oggi Cristo viene messo in croce dai peccati degli uomini, viveva tutto mortificato. Ed ecco perché poi l'immagine del crocifisso, il ritorno del crocifisso, c'è in tutta la sua vita fino all'ultimo atto, che è la morte, che avviene di Venerdì Santo, avviene dopo la lettura del Vangelo di San Giovanni, della passione di San Giovanni, avviene mentre tiene il crocifisso tra le mani, dicono alcuni, altri mentre mandava baci al crocifisso che aveva di fronte, e muore così San Francesco di Paolo. La metodologia, e ho concluso, la metodologia che io ho cercato di seguire, che l'ho scritto più volte, che ha seguito le lezioni che ho fatto in questo anno due volte al mese sulla spiritualità online, sulla spiritualità di San Francesco di Paola, è semplice. Purtroppo non abbiamo opere spirituali scritte da San Francesco. Allora, come bisogna procedere? Prendere le notizie, a quelle volte brevi, come tanti pietruzze colorate, il mosaico di sopra ci dà l'immagine, prendere queste pietruzze, metterle assieme, una accanto all'altra, e vedere che immagine ti viene fuori. Questa è stata l'opera, è il modo come io sto procedendo negli studi, e quest'opera ci rivela, ecco, un fatto che qui ho sottolineato molto e sto aspettando, l'ho inviato il volume al professore Vaucher, ci siamo sentiti l'altra volta via posta elettronica, lui sta in Francia a Parigi, e gli ho inviato il volume, gli ho chiesto un giudizio, lo sto aspettando, e questo stabilisce perché San Francesco ha parlato e ci teneva a sottolinearlo, che quello che lui aveva fondato era una religio nova. Insiste su questo concetto, soprattutto nella contrapposizione con i francescani, che per quelle confusioni che ha già ricordato padre Pasquale, no? I francescani pensavano, siccome si parlava ordine, San Francesco veniva chiamato ordine dei minori, che anche a Roma non capivano, siccome c'era in forza l'osservanza francescana, cioè quelle comunità che volevano ritornare all'origine della regola, e Francesco d'Assisi aveva anche l'eremitismo alle origini. Ma Francesco di Paolo insiste su un concetto: la mia è una religio nuova, e ha rifiutato, ha aspettato 20 anni per avere l'approvazione della prima regola, poi per avere l'approvazione della quarta regola, aspetta il 1506 per avere l'approvazione. Attende, perché non si voleva piegare a quello che Roma gli chiedeva: prenditi una regola che già esiste, aggiungici qualcosa e noi te la approviamo. No, voleva la sua regola, proprio perché la vita quaresimale che lui voleva proporre, lui non la vedeva in nessuna delle regole. Le regole fondamentali quali erano? Quella di Sant'Agostino, quella di San Basilio, quella di San Benedetto e quella di San Francesco d'Assisi. Anche i domenicani. San Domenico non ha fatto una regola propria, ha preso la regola di Sant'Agostino e ha fatto le costituzioni su di essa. Francesco ha rifiutato questo, voleva la sua regola, la religio, ecco perché parla di religio nuova, che meritava una regola nuova che lui aveva scritto. E questo, vedete, non ci deve preoccupare se noi non abbiamo opere scritte di San Francesco. Certo, se avessimo avuto il trattato dalla vita quaresimale, San Francesco ci avesse lasciato un trattato sulla vita quaresimale, sarebbe stato bello, l'avremmo letto, l'avremmo commentato. Ci dobbiamo sentire impoveriti? No.
Il padre del monachesimo occidentale, sapete chi è? San Benedetto. Sono la regola, ha scritto. E quella regola che lui ha scritto, in parte l'ha presa da un'altra regola, la regola magistri. E quella regola ha dato il fondamento a tutto il monachesimo per quasi 2000 anni. E noi dobbiamo preoccuparci che non abbiamo nessuno scritto di San Francesco di Paolo. Abbiamo le regole. Abbiamo le lettere e abbiamo quelle affermazioni che ci riportano i processi, che se non sono, come si dice, le ipsissima verba francisi, cioè le parole testuali di Francesco, ma riportano il pensiero di Francesco. Studiare i processi, studiare le lettere di San Francesco. Spero che con il professore 40 entro il 2023 potremo pubblicare le lettere di San Francesco di Paola, sfruttando anche studi che ha lasciato padre Rocco, spero, perché ci stiamo preoccupando adesso di pubblicare tutte le fonti estranee all'ordine di autori che nel 400 hanno parlato di San Francesco nelle cronache del tempo. E poi stiamo cercando di pubblicare tutte le vite di San Francesco del 1500. Se non chiudiamo con questo, non possiamo passare allo studio e alla pubblicazione delle lettere. Ma le lettere presentano già dei contenuti bellissimi. Provate a leggere. Padre Rocco ha pubblicato un fascicoletto che c'è nella rivendita. Provate a leggere con attenzione le parole, parola per parola, meditando sulle parole. E non vi meravigliate di quelle citazioni, è possibile che San Francesco citava queste frasi latine. Abbiamo detto, anche se malo latino, però citava il latino. E quindi nelle lettere ha citato frasi in latino. Quindi provate a leggerle queste lettere e capite la ricchezza che... Voglio farvi solo un esempio, poi chiudo veramente. Quando nella lettera del 1447, dico bene, lui scrive a Simone da Limena, questo lo dico anche al professore che mi ha invitato per il professor Amendola, no? Giovanni. Mi ha invitato per una conferenza da fare su verità e carità, ragione e carità. In quella lettera San Francesco, quando scrive a Simone da Limena, perché sanno che a Paola deve venire un esattore fiscale che diciamo è esoso, usa un'espressione che quante volte io l'avevo letto, ce la siamo passati di sopra senza badarci. Un'altra volta ho detto, ma no, caspita, ma proviamo a rilegare, l'ho riletta. E poi ho detto, andiamo a vedere tutte le volte che nelle regole c'è una frase simile. E ho trovato altri contenuti. Qual è la frase? Quando dice, io non dico che le tasse non bisogna pagarle, ma dico che i poveri, gli orfani, quelli che hanno handicap, di ragione devono essere esentati. Filosofi. Professore Amendola, mezzo filosofo sei pure tu. Cosa vuol dire che di ragione? Cioè che se tu ragioni con la testa, capisci che i poveri non devono pagare le tasse. Di ragione. Cioè divide l'aspetto di fede e di ragione. E questo poi l'ho trovato anche nelle regole quando parla di rationalis, oppure al verbo rationabiliter. Caspetino, ho detto. Allora vuol dire che abbiamo a che fare con un uomo che non era rustico e villano, o se era rustico e villano nei modi, però a capo l'aveva a posto, no? Tant'è che Filippo de Commini, il cronista francese che vivente quando c'era Luigi XI, dice che a corte, dal Papa o a Napoli,
si muoveva come uno che fosse stato educato in quegli ambienti. Rustico e Villana ha chiamato Monsignore quando è venuto qui. Filippo de Commin, un cronista che dice: ma Cristo è un eremita oppure è un uomo che è stato educato in un ambiente nobiliare per cui a corte si muove come uno che è abituato a vivere in questo ambiente? Capita la grandezza di San Francesco che noi purtroppo dobbiamo scoprire. E prima di chiudere voglio anche, oltre rinnovare i ringraziamenti, ringraziare anche la tipografia Chiappetta, che ha stampato questo volume. La ringrazio anche perché una volta, quando si aveva la pressione alta, che si faceva? Si facevano i salassi. Questo libro mi ha abbassato la pressione. Grazie Eccellenza, è sicuramente un'opera che non solo arricchisce la biblioteca minima, ma contribuisce anche a conoscere di più e meglio la vita e la santità di San Francesco. Prima di terminare, diamo spazio a qualche eventuale intervento, se ci sono domande da porre ai relatori oppure anche al Vescovo. Prego. Tutti state pensando alla stessa cosa. Speriamo che nessuno alzi la mano. Sì. Grazie a lei.
carità, c'è la salvezza delle anime, cioè la riparazione del campo. Si parla anche di mistica della riparazione. Però purtroppo sono degli aspetti che non sono mai messi molto in evidenza. Per questo io la ringrazio, per avermi sempre voluto fare. E le chiedo proprio, no? Al di là di cioè, come pastore di anime, più come religioso dell'ordine dei minimi, appartenente all'ordine dei minimi, che cosa insegna la nostra vita? Cioè, che cosa dobbiamo imparare da San Francesco di questa carica sacrificale? Come possiamo incarnarla nella nostra vita di cristiani? Nella nostra vita spirituale? Cioè, perché sì, dice sì, lui era un religioso, faceva la scelta, ha fatto questa scelta, ma a noi? Cioè, non deve essere soltanto qualcuno che noi veneriamo, per il quale abbiamo devozione. Cioè, lui desiderava fortemente darci un messaggio, insegnarci qualcosa. Quindi. L'amore come dono, amore come offerta. Questo è il grande insegnamento. Poi nella concretezza della vita ognuno sa dove e quando deve manifestare questo amore donando, o quando deve dare qualcosa, darlo come espressione di amore. Sì, perché scusate se mi proposto, perché l'amore di Dio ti tocca il cuore, l'anima, riesce a fare cose che tu te ne fai anche meraviglia, come quando San Francesco, abbiamo visto che a volte si scriveva anche in latino, sei in modo modo, cosa. Io a volte faccio dei discorsi che mi meraviglio di me stessa, parlando con gli altri, però sto scoprendo in questo periodo di maturità, che se solo l'amore di Dio ti tocca il cuore e l'anima, non riesci a capire e ad aprire questi mondi. Bene. Che viene prima? La penitenza o la carità? Questo è il rapporto. Secondo me, la Caritas San Francesco è l'anima di tutto. Certo, certo. Per ricordare San Paolo, uno riceve. Che l'amore è donazione, che la penitenza è la conseguenza di questo mondo. Poi come si arriva, ognuno, se Dio solo sa. Bene, grazie ancora alla Fondazione per aver organizzato questo momento, al Santuario che ci ha ospitato. E volevo ricordare ai presenti che è possibile visitare questa sera in forma straordinaria la mostra sulla devozione di San Francesco verso la Madonna. Chi vuole ci possiamo ritrovare davanti alla facciata del Santuario. Com'è? Sì, e questa sera chi vuole possiamo visitare così in forma straordinaria questa mostra e sarete accompagnati sopra. Ancora grazie e ci rivedremo presto. Sì. Tu l'hai portato il libro? No, ah sì, sì.